Konnichiwa, sono Barbie Xanax e oggi sono vestita molto da adulta. Volevo introdurvi una piccola novità, ovvero che all'inizio, alla fine del video metterò un voto, darò un voto al film che ho appena recensito. Non so se metterò all'inizio o alla fine, fatemi sapere. I voti saranno da 1 a 10 per essere un riassunto di tutto ciò che dirò o che dico. Ovviamente questo voto sarà all'interno di film dello stesso genere. Quindi anche due film con lo stesso voto probabilmente avranno due termini di paragone molto differenti. Non è che vado a paragonare o a valutare Iron Man con il film The Sea, per capirci. Inizio con questo film che poverino si becca un 2,5-3. È il primo film di Giorgio Bruni e lo consiglierei a chi ama i film trash. Sarà nelle sale dal 23 maggio. La trama: Francesca Rettondini e Rosario Petit sono due poliziotti, soprattutto poliziotti, che stanno indagando su una serie di misteriosi omicidi. Sono compiuti da un serial killer e scoprono un filo conduttore. Il serial killer mette in atto dei terribili omicidi presi da un romanzo horror. Insomma, qualcosa di veramente molto molto originale, eh? Qualcosa di avveniristico che non abbiamo mai sentito né letto nei film horror o nei libri horror. Prendetevi da questo shock, per piacere. Il regista è molto giovane, è un ragazzo che ha quasi la mia età e quindi mi sento anche un pochino cattiva nel calcare la mano. Voleva che questo film fosse un omaggio, tra mille virgolette, ai film di genere anni 70. Io lo posso anche capire, però capiamo tutti quanti che non tutti siamo Tarantino. Capito? Si ispira da Dario Argento. Facciamo un riassunto brevissimo di Dario Argento. Dario Argento perché è famoso e acclamato? Non perché, oh mio Dio, ma quello è sangue finto, si vede che è finto. No, non è per quello. Dario Argento è acclamato per la sua estetica. Lui fa film horror, però paradossalmente le sue ambientazioni non sono horror, ma sono belle. Usa colori gioiosi, cosa stranissima, perché in genere cercano di mettere sempre colori cupi e freddi nei film horror. Lui invece fa tutto l'opposto. Ci vediamo un'estetica bella con un film horror. In questo film non c'è neppure vagamente un'attenzione all'estetica delle ambientazioni, non c'è una ricerca cromatica, nulla di tutto ciò. Per le ambientazioni posso capire che ci sia poco budget, però per la ricerca cromatica no. Si è ispirato agli action movie di Fragasso, ma questo film non ha nulla di action. Dopo 15 minuti già abbiamo capito chi è l'assassino. E cos'è che ci spinge ad andare avanti a vedere un film che non ha nulla che ci stupisce, che non ha nulla che ci diverte, non ha nulla che ce lo fa deridere o ridere con lui? Nulla. Io capisco che moltissimi registi sono convinti di dover condividere con il mondo le loro passioni. A volte riesce perché danno un loro punto di vista oltre a fare un omaggio, come accade in Tarantino. Il mio video della mia prima comunione può essere per me qualcosa di bello, di divertente, perché mi racconta tante cose, mi ricorda tante altre cose. Per voi è un qualcosa e dite chi se ne frega. E al cinema non è che si parla semplicemente mi è piaciuto e l'ho fatto. Al cinema qualcuno lo dovrà vedere, qualcuno dovrà essere interessato, a qualcuno dovrà piacere quello che hai condiviso, dovrà dirgli qualcosa, dovrà divertirlo, dovrà anche semplicemente intrattenerlo in una maniera come si deve. Quindi perché ostinarsi a fare cinema per raccontare qualcosa che riguarda solo il regista? E qui aprirei una parentesi lunghissima contro la politica degli autori e contro la centralità universale che ha in Italia e soprattutto in Europa il regista. Vuole essere un film di genere, quindi il basso budget ci sta. Soluzioni non realistiche, perché non ricercano la credibilità questi film. Quindi soluzioni come la pistola che fa il finto sparo con After Effects. Oggi non riesco a parlare, ci sta. Il sangue fintissimo ci sta. Però c'è sempre quella piccolissima e lieve e difficile sfumatura da cogliere tra rido con il pubblico e il pubblico ride di me. Quando fate un film e non ci sono i soldi, non è che potete puntare sulle riprese tipo Sorrentino in This Must Be the Place. Non potete neppure puntare sugli effetti visivi perché non ci sono i soldi e costano. Quindi cosa puntare se non avete soldi ma volete fare un progetto? Sulla sceneggiatura e sull'estetica. L'estetica non dovete per forza costruire grandi cose, basta che trovate determinati ambienti e puntate molto sulla cromia. Secondo me qui la sceneggiatura poteva funzionare se fosse stata martellante, oppure puntasse e calcasse la mano con decisione sul grottesco, perché nei film di genere non si può aver la paura di osare. Purtroppo qui la sceneggiatura fa una cosa che non va per niente bene, ovvero ricalca una manciata di film di genere. Se fai un film di genere
non puoi ricalcare altri film di genere, devi ricalcare nel caso film che sono fuori da quell'epoca e renderli un pochino, tra mille virgolette, ridicoli. Quindi prendi dei film che hanno dei cliché consolidati e li ridicolizzi in un certo qual modo. Tra mille virgolette, Tarantino fa l'opposto. Ricalcando tutti questi cliché non ha un'indipendenza ritmica la sceneggiatura e quindi è... Il colpevole si scopre dopo 15 minuti, quindi cosa spinge me, spettatrice, a rimanere lì, seduta su quella poltroncina al buio, a guardare ancora un'ora di film? Nulla. Un problemino abbastanza importante, secondo me, è la Rettondini. Quando sta nei dialoghi con Petix, non si nota tanto che ha difficoltà nella recitazione. Perché Petix gli lancia le battute in una maniera che quindi non si nota. Al contrario, c'è da fare un mini monologo, c'è proprio la gestualità che non funziona, si vede dopo l'interrogatorio che lei lancia e delle cose che aveva in mano sulla scrivania, è proprio fitto. Però non è neppure abbastanza recitato male, quindi siamo sempre in quel limbo che non funziona in un film di genere. Lei si vede che ci si è impegnata, però il risultato è... Stesso discorso per il barista, che è... In questi film si deve usare, non dovete stare lì con il piede in due scarpe, o usate per il brutto, cioè attori proprio che sono cani e li prendete appunto per quello, oppure prendete attori bravi e giocate su altre cose. Anche perché il pubblico, se tu riesci a coinvolgerlo, crede a tutto, cioè non si mette lì a pensare oh mio Dio ma quel cane parla, oh mio Dio ma quel sangue è finto. Se tu lo riesci a coinvolgere è assolutamente dentro il film e quindi accetta qualsiasi cosa come universo del film. L'audio ha dei problemi, però capisco che molto probabilmente sono causati dal basso budget, quindi non è colpa loro. Però si vede tipo in libreria, si sente molto i tacchi della Rettondini e poco quello che sta dicendo, oppure quando chiedono il fermo per la scrittrice si sente proprio che l'audio è stato per Petiz, si è ridoppiato e poi c'è l'audio di presa diretta. Però ovviamente avendo poco budget i mezzi sono quello che sono anche a livello tecnologico, quindi ci sono molte difficoltà da dover superare e quindi più di tanto non si può fare. Ci sono delle special guest in questo film e l'idea di inserire maestri come Deodato, Fragasso o Castellari è molto carina. Però messa in pratica non c'entra una mazza, abbiamo capito che al regista piaceva fare l'idea di un cameo, piace a quasi tutti i registi, però qui non c'entra niente, anzi quella scena... toglie anche quel piccolo ritmo che c'era. Purtroppo l'intero film è lento, 80 minuti che sembrano molti ma molti di più. Una cosa carina c'è, secondo me è il colpo di scena finale, che non è efficace come colpo di scena, ma è molto bello a livello visivo, c'è una certa interazione con il media, crea quasi il personaggio di mostro. E secondo me quella è riuscita, peccato che siano gli ultimi minuti, però secondo me se si continuava in quella via poteva venire anche qualcosa di carino. Se si approcciava il lavoro tutto in quella maniera, sia per l'interazione con la TV, sia per i movimenti di macchina, tutte queste cose. Altra novità, finirò tutti i miei video con una domanda: rivedrai questo film? Inizio da questo, sinceramente non lo rivedrai questo film. Film del genere secondo me sono molto divertenti da vedere con gli amici, oppure anche soli, però devono essere molto divertenti. E questo secondo me non riesce a far ridere, riesce solo a fare... Se l'avete visto fatemi sapere, ciao!